Gentili telespettatori, ben trovati a questo nuovo appuntamento con Alto Adige Sport. Oggi parliamo di calcio, calcio al femminile, perché celebriamo la matematica promozione in Serie A del CF Alto Adige, che ieri ha sbancato con il risultato di 4-1 il campo del Franciacorta, ottenendo appunto la matematica promozione in Serie A. Con noi, no? Due giovanissime giocatrici del CF Alto Adige, Stefania Dalla Giacomo e Martina Menegoni. Complimenti, innanzitutto, congratulazioni. Grazie. Si dice che era un obiettivo che a inizio stagione era difficilmente preventivabile. Martina, condividi? Sì, quest'anno avevamo un campionato molto difficile e non ce lo saremmo mai E poi aspettato. cosa succede? Strada facendo e ci si accorge invece che si può. Probabilmente abbiamo giocato partita per partita senza pensare a un futuro e quello che è venuto è venuto. Siete cresciute molto dal punto di vista tecnico rispetto all'inizio dell'anno, secondo Beh, forse non tecnico, però secondo me siamo cresciute molto a livello di gruppo, perché abbiamo legato molto e infatti anche nelle partite decisive si è visto molto il gruppo, abbiamo vinto soprattutto per quello, non tanto per la tattica o tecnica in più delle altre. c'è un fattore decisivo per cui si forma un buon gruppo all'interno di una squadra? Può essere una leader in spogliatoio, può essere un allenatore capace di curare il gruppo. Nel vostro caso, secondo te, qual è stata la chiave di volta? Perché l'amalgama, come ha detto qualcuno, non la si compra da nessuna parte. Beh, sicuramente abbiamo un bravo capitano, Alessandra Tonelli. esatto, e quest'anno il mister un po' è mancato per vari problemi di E salute questo forse vi ha rafforzato ancora un e po' di più. forse sì, dovendoci un po' arrangiare, abbiamo legato molto, forse per questo anche. La leader in spogliatoio è del tutto il capitano, tu non devi Sì, però diciamo che non si impone, quindi siamo tutte sullo stesso livello alla vedere. È stata fine. nostra ospite, mi è sembrata una persona, nonostante un'età ancora piuttosto giovane, piuttosto matura, anche come calciatrice, capace appunto di portare la fascia di capitano, come deve fare un capitano. Stiamo guardando le immagini del match disputato ieri a Derbusco, in provincia di Brescia, sul campo di Franciacorta, che è anche la zona migliore per festeggiare, Franciacorta, dove fanno un ottimo spumante. Avete festeggiato? Sì. Giù, su, dove? Un po' dappertutto. A tappe. Esatto. È stato un campionato, dicevamo, abbastanza difficile, almeno sulla carta, perché era il girone probabilmente più difficile. Quale delle contendenti vi ha creato più problemi? In realtà alla fine si è creato un terzetto, no? Con l'Inter e il Meda. Quale delle due altre Valpo avversarie? anche. Valpolicella, scusa. Quale delle altre due avversarie secondo voi era più difficile? Era Di più queste? competitiva? Ma forse il Valpo per l'esperienza delle giocatrici, perché loro hanno giocatrici che hanno giocato in Serie A diversi anni e hanno fatto una squadra per vincere la Serie B quest'anno e sfortunatamente per loro e fortunatamente per noi invece l'abbiamo vinta noi. Adesso la società deciderà ovviamente cosa fare con la rosa. Vi intimorisce o in qualche maniera vi incuriosisce la Serie Incuriosisce, sicuramente non A? La intimorisce. conosci un po' come livello tecnico? Ma quell'anno che sono andato in Serie A, per i primi 9 mesi avevo il ginocchio rotto, quindi non ho potuto giocare, ho fatto solo l'ultimo mese. Non è che era andata benissimo, Il gap è però notevole secondo te tra Serie B e Serie A, la differenza di livello tecnico? sicuramente con le prime sì, con le prime in classifica c'è Anche tanta fisico? differenza, sì. Però loro si allenano, cioè loro fanno quello, nel loro lavoro. Pressoché professionale, dici? Esatto. Avete mai pensato che possa diventare la vostra professione fare la calciatrice? In Italia è quasi impossibile, anche perché poi se giochi solo a calcio, anche se magari riesci a mettere via qualcosa, poi alla fine è come se non avessi mai fatto niente, non avessi mai lavorato, quindi bisognerebbe andare all'estero, lì c'è la possibilità di vivere giocando quello. Voi siete due rappresentanti del nutrito gruppo di Trentine in seno all'FC Alto Adige. La sentite comunque come una vittoria altoatesina o vi sentite un pochino straniere a giocare qua? Anche No, 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 sì. perché è parecchi anni, no, che giocate Sì. con 2 l'FC Alto Adige. Non so se avete esperienze precedenti, tu hai giocato a 32 anni, credo. anni a Trento, sì. Sì, E tu hai giocato invece giovanili in Val di Fassa. 2 anni. E poi sempre nell'FC Alto Sì. Adige, quindi avete anche un senso di appartenenza alla società piuttosto elevato, no? Sì.
Sì, ormai siamo diventate quasi altoatesine anche noi. Contate di essere confermate il prossimo anno o è un discorso che ancora non volete, a cui non volete pensare? Credo di sì, dai. Speriamo almeno. Dopo lo chiediamo ai dirigenti, nel frattempo ci fermiamo per qualche istante e andiamo a vedere proprio il servizio della vittoria ottenuta ieri sul campo del Franciacorta per 4-1 da parte del CFE Alto Adige. A tra poco. Sogno avverato per le ragazze del CFE Alto Adige che sbancando ieri il campo del Franciacorta hanno conquistato la matematica promozione in Serie A. Vittoria doveva essere, vittoria è stata, un successo quello conquistato ieri a Derbusco, in provincia di Brescia, che per il CFE Alto Adige vale la matematica promozione nel massimo campionato con una giornata di anticipo. Un ritorno nell'elite del calcio femminile che forse all'inizio della stagione era considerato un obiettivo un po' troppo ambizioso, poi strada facendo Tonelli e Soce hanno capito che si trattava di un traguardo alla portata del gruppo, un gruppo forte, serio e coeso che ieri si è presentato sul campo della Franciacorta, quart'ultima forza del girone, deciso a conquistare la vittoria che appunto sarebbe valsa l'accesso alla Serie A. L'avvio di partita è stato caratterizzato da una certa qual tensione, la classica paura di vincere, che non ha consentito all'11, guidato in panchina da Antonio Alberti, di esprimersi al meglio. Le padrone di casa hanno anche avuto a disposizione una punizione a due in area sprecata prima di subire la controffensiva delle altoatesine, che hanno dapprima sfiorato il vantaggio, conquistandolo poi al 26esimo con un tiro dalla grande distanza firmato da Alessandra Tonelli alla sua centesima marcatura con la maglia biancorossa. 5 minuti dopo Dalla Giacomo ha siglato il raddoppio. Infine al 40esimo Brunello ha portato a 3 le reti dell'Alto Adige, consentendo alle sue compagne di andare negli spogliatoi con un rassicurante vantaggio. Vantaggio poi gestito nella seconda frazione, anzi arricchito dalla quarta rete firmata da Pasqualini. Di lì in poi le due squadre si sono rilassate in attesa del triplice fischio finale, preceduto da un'ultima emozione. Al 90esimo il rigore concesso al Franciacorta per la rete della bandiera. Infine la conclusione della partita e l'inizio della grande festa. Sinceramente era l'unico anno che pochissime si aspettavano di vincere, ma comunque già il fatto che abbiamo vinto gli scontri diretti o comunque in parte, tante fortune, che gli altri anni c'erano sempre sfortune, e questi erano secondo me piccoli segnali che ci hanno fatto credere ancora di più in questo obiettivo. Alla fine è stato merito di tutta la squadra, e è stata una crescita continua di più di un anno, di 4 anni, e quindi anche meritato e siamo contentissime. Abbiamo visto dunque la grande festa del CF Alto Adige ieri sul campo del Franciacorta, vittoria che ha regalato alle altoatesine la promozione nel campionato di Serie A. Avete ancora una partita da disputare, Martina Menegoni e Stefania Dalla Giacoma, peraltro contro il Trento, se non ricordo male, Sì, contro l'Azzurra di no? Come Trento. si fa ad andare in campo a questo punto? No, dai, comunque noi vogliamo rimanere imbattute nel girone di E ritorno, ritorna. quindi ce la metteremo tutta anche domenica. Avete assommato 2 sole sconfitte in tutto il campionato. La cosa che mi ha sorpreso abbastanza è che non avete mai avuto un filotto di risultati parzialmente negativi. Cioè, una sconfitta è sempre poi seguita quasi sempre una vittoria. Questo cosa significa? Capacità di reagire? Sicuramente, e anche la voglia di vincere e riscattarsi dopo aver perso. Mi raccontate un po' come avete incominciato a giocare a calcio, voi che per una ragazza comunque non è una scelta ancora molto comune, anche se leggo che ormai sono circa 1800 le giocatrici che giocano appunto a calcio in Alto Adige. Come avete incominciato? Martina, poi tu vieni da Val di Fassa dove sarebbe stato più normale metterti un paio di sci ai piedi. Ah, ho fatto anche sci, però non ero proprio. E poi non era il mio sport, perché da sola, singolo, mi piace più squadra. E quindi? Ma c'era questo mio amico, eravamo tanto legati, lui giocava a calcio, allora ho iniziato anch'io con lui. E hai giocato con i maschi fino al 14 anni, 15. fino a 14-15 anni le ragazzine sono ancora competitive con i maschi, secondo me. Tu Sì, riuscivi a esserlo? poi c'è troppa disparità tra livello fisico, non tanto tecnico, tattico, proprio fisico. Stefania, tu come stessa cosa? Hai cominciato a giocare per via di amicizie?
Ma ho iniziato a giocare per strada con gli altri bambini del mio paese. Tu sei di Segonzano in Val di Cembra. Sì, sono esattamente di una frazione del paese, quindi pochissimi abitanti. Che di E solito hanno nomi abbastanza curiosi lì. Ah, Sevignano. Sevignano, E giocavo per strada con gli altri bambini e allora poi ho chiesto ai miei genitori di iscrivermi a calcio ok. Qual è e stata così la è reazione dei iniziato. genitori? Di solito si aspettano, è più facile che si aspettino la richiesta di iscrizione a un corso di danza, magari, no? Anche se è uno No, stereotipo, voglio dire, però. erano contenti perché mio papà ha sempre giocato a calcio. Mia mamma all'epoca ha giocato anche lei un paio di anni quando avevamo fatto una squadretta ad Albiano. E allora no, sono sempre stati contenti, poi vengono sempre a seguirmi alle partite. Voi avete un idolo al maschile o al femminile, se pensate a un idolo calcistico? Maschile. Non esiste una donna da prendere come. Oh, qual è la calciatrice più famosa al mondo che, da prendere come esempio? Beh, in questi ultimi anni Marta è una brasiliana molto forte. E tra gli uomini chi è il vostro idolo invece? Gattuso. Sì, Gattuso? perché ci Stefano. assomiglia. No, io non ne ho uno, non ho un idolo, cioè posso dire Cristiano Ronaldo che è comunque uno dei più forti, però non ho proprio un idolo. C'era una giocatrice in questo girone che vi è sembrata decisamente superiore alle altre, per qualità tecniche? Ma secondo Lasciate me perdere quella della vostra squadra. forse Valentina Boni del Valpolicella. Molto forte. È in ruolo, scusa. Diciamo una trequartista. Ha giocato anche lei tanti anni in Serie A e anche in nazionale, quindi è molto forte. Molto forte. Allora, noi ci fermiamo ancora per qualche istante con le nostre ospiti del CF Alto Adige per aprire il consueto angolo di Paolo Savio. Rimaniamo nel mondo del calcio, in questo caso però giovanile, con qualche connessione con il calcio professionistico, Paolo. Sì, ciao Mauro, buonasera. Sì, siamo andati all'ACES per seguire lo stage di formazione calcio del VSS in collaborazione con l'FC Sutilo Alto Adige e siamo andati a trovare questi ragazzini che cercano di apprendere qualcosa di più delle tecniche calcistiche e la bellezza è che quel giorno lì gli hanno fatto visita due calciatori dell'FC Sutilo che sono Hannes Kiem e Michael Cia. E allora vediamo il servizio curato appunto da Paolo Savio. La collaborazione fra le società di calcio porta sempre buoni frutti, soprattutto quando c'è la necessità di far crescere i giovani atleti e dar loro gli stimoli giusti per la loro formazione. E lo sanno benissimo sia l'FC Alto Adige che anche il VSS, che sposando questa filosofia, ormai da 2 anni, organizzano in tutta la provincia vari stage di formazione con la supervisione di tecnici della scuola calcio dell'FC Alto Adige. L'idea principale è partita perché in tutta l'Italia questi centri di formazione ce l'hanno solo le società professionistiche. Praticamente in Alto Adige siamo la prima provincia che organizza dei centri di formazione di questo genere, però con appoggio delle squadre amatoriali. Questo è il secondo anno che facciamo questi centri di formazione. Ne abbiamo incominciati con 3 l'anno scorso, quest'anno abbiamo aggiunto la Valposteria, praticamente ne abbiamo 4. Il progetto attuale è fatto su 4 anni, però come si vede già adesso, quasi di sicuro andremo avanti perché vediamo che è una buona cosa e diamo una mano alle società. Lo scopo è quello di far comprendere a questi ragazzini quali siano gli obiettivi che possono raggiungere con allenamenti tecnici, tattici e atletici. Noi dall'Alto Adige abbiamo qua nei 4 centri 4 allenatori professionistici che fanno vedere ai giocatori oppure li fanno imparare qualcosa in più di quello che normalmente riescono fuori a vedere dalle loro società. I giocatori imparano qua perché fanno 30 allenamenti all'anno e poi vanno fuori nelle loro società, portano fuori quello che hanno imparato qua e così aumenta la qualità dei giocatori fuori nelle loro società madri. A questi centri di formazione intervengono anche i giocatori dell'FC Alto Adige, che con la loro esperienza e conoscenza del calcio ad alti livelli contribuiscono con consigli e suggerimenti alla crescita di questi giovani atleti. Io credo che questi centri formativi sono importantissimi perché così i piccoli crescono già con più allenamenti in gambe e quello è fondamentale soprattutto
in questa età qua più si muovono col pallone, meglio poi è per dopo. E da noi, quando io ero piccolo, ancora questi centri non c'erano e penso che i piccoli di adesso devono approfittare per queste cose, perché sono veramente fondamentali. I giovani di oggi è difficile trovarli magari in paese a giocare a calcio, quindi se li porti proprio sul campo per giocare, in più poi ci sono allenatori che, come Arnold, come altri allenatori che vengono proprio da questo tipo di professione, è tanto di guadagnato per i piccoli, ecco, ed è quello fondamentale. Confrontandosi con i loro bignamini, questi ragazzi li usano come punti di riferimento per arrivare un giorno a giocare magari proprio nell'Alto Adige, ma perché no, anche in squadre più blasonate, e quindi qualche piccolo consiglio non guasta mai. Ma a questa età sicuramente è importante che si divertano, perché alla fine credo che quella sia la cosa più importante, perché anche quando diventi professionista è sempre la cosa da cui ripartire, o comunque da cui sempre attaccarsi, secondo me. Poi è normale che in una carriera anche fuori dal calcio ci sono sempre alti e bassi, però credo che quando riesci a gestirli meglio queste situazioni qua, riesci anche a godertela di più, diciamo, e comunque a vivere i tuoi sogni, diciamo. La formazione calcistica resta quindi la priorità per il VSS, che con la crescita e la valorizzazione di questi ragazzi permetterà di avere il giusto ricambio generazionale per il calcio altoatesino. Credo che possa essere un ottimo strumento di avvicinamento e fidelizzazione al calcio il fatto di far incontrare i ragazzini o i bambini con i campioni, no Paolo? Sì, è stata anche per loro una bella sorpresa, perché l'abbiamo organizzata proprio per la nostra puntata e sono stati molto, molto contenti. Infatti si vedono le immagini come hanno cominciato a chiedergli e a fargli domande, cercare di carpire qualche piccolo segreto per magari poi più avanti portarselo in quello che sarà il loro futuro calcistico. E mi sembra che Anne Schiema e Michele Cia, che sono due bravi ragazzi, si siano anche divertiti quel pomeriggio. Grazie a Paolo Savio. Torniamo ancora per qualche istante con le nostre ospiti, Stefania Dalla Giacomo e Martina Menegoni, giocatrici del CF Alto Adige, che ieri ha conquistato la matematica promozione del campionato Serie A. Martina, sul tuo profilo, nel sito internet della società, c'è scritto centrocampista tra parentesi alla Oriali. Tu non sai neanche chi è Oriali, però. Troppo giovane. E tra parentesi, invece, se ci dovesse essere qualcosa attaccante alla, cosa metteresti per Stefania Dalla Giacomo? Oddio, non saprei. Alla, mi dicono che assomiglia a Di Maria per come gioco. Mm-hmm. È un bel esempio da seguire, comunque. Sì. Senti, avete segnato una valanga di gol in questo campionato, la bellezza di 61, 13 gol al passivo. Si vince con la difesa, mi pare di intuire. Eh sì, quest'anno è andata così. Grazie sì. Anche a un ottimo portiere? Sì, anche sicuramente, sì sì. Poi diciamo che nel girone di ritorno la difesa ha fatto delle partite spettacolari, non passava veramente nessuno, quindi... Mm. Qual è stato il momento decisivo di questa stagione, secondo te, Martina? Ma penso le tre partite del ritorno col Valpo, Inter e Meda. Ci mancava vincere contro una grande squadra e abbiamo vinto contro l'Inter, abbiamo fatto quel pareggio col Valpo che secondo me ci ha fatto capire che potevamo farcela. Perché poi la consapevolezza è l'arma in più, scendere in campo insomma senza che le gambe tremino un po' anche contro le grandi? Sì. Condividi, cambia. Stefania? Sì, sicuramente. Mm. Avete mai pensato, siete ancora piuttosto giovani, insomma, di poter ambire oltre che alla Serie A, magari adesso conquistata, anche a qualcosa in più? Qualcosa in più potrebbe significare nazionale, o è troppo? Oddio, è difficile. Siete abbastanza giovani però ancora. Sì, quello sì. Ci lavoreremo, dai. Già dal prossimo anno. Esatto. Va bene, state guardando un po' le squadre che affronterete il prossimo anno. Avete dato un'occhiata? Sì, comunque le più forti si conoscono. Che sono? Che sono il Brescia, Tavagnacco, Verona. Diciamo che noi ce la giocheremo con le altre che vanno su dagli altri gironi di B.
e con le ultime di quest'anno. Speriamo di farcela, di rimanere in Serie A. Speriamo davvero sia così. Io vi invito a giocare con noi nell'ultima parte del nostro programma. Niente di difficile per delle calciatrici, ovviamente. Poi ci sono già passate due vostre compagne, Virdito e Tonelli. È un gioco dove dovete dimostrare la vostra abilità tecnica. Tutto questo però tra qualche istante, dopo il break pubblicitario. Non è fondamentale che si senta la voce del conduttore. Ciò che conta è il rumore della gente comune, della vita di tutti i giorni, con problemi, passioni, discussioni. Zoom, ogni giovedì alle 20 su Video 33. Siamo alla parte conclusiva della nostra trasmissione con il nostro tradizionale gioco, al quale invito a partecipare Stefania Dalla Giacomo e Martina Menegoni, giocatrici del CF Alto Adige. Vi ricordo, due buchi davanti a voi, uno basso, uno alto. Quello basso vale un punto, quello alto tre. Avete tre tiri ciascuno a disposizione in sequenza. Diamo un'occhiata alla classifica aggiornata. Non è cambiata nelle ultime trasmissioni. Pedro Guerra, che è il brasiliano del calcio a 5 del Bubi Merano, in testa, l'unico ad aver fatto l'emplane con 9 punti. A seguire poi due giocatori dell'Alto Adige, Hannes Chiem e Luca Bertoni, e l'ex tecnico dell'Alto Adige, Adolfo Sormani, tutti con 6 punti. Dovete conquistarne almeno 3 o 4 per entrare in classifica. Chi vuole iniziare? Io. Va bene, inizia Martina Menegoni. Devi dichiarare però alto o basso? Alto. Alto, subito. Il primo subito, tiro così. Per Martina, che non è andato molto bene, però intanto ha salvato la pelle il nostro cameraman, è già un punto tuo vantaggio. Il secondo tiro, sì, sempre sì, alto? Sì. Ancora mira in alto Martina Menegoni, questo è andato più vicino. Hai un terzo tentativo Martina, io intanto recupero rapidamente un pallone. Sempre alto, sì, vabbè, sì. Almeno se tre no. Punti da mettere in che... Benissimo, sì. Tre punti, adesso però è una sfida tutta tra di voi, Stefania Dalla Giacomo. Devi fare meglio della tua compagna. Tra l'altro non mi ricordo cosa avevano fatto le vostre compagne Tonelli e Virdito. Forse una delle due o tre punti. Prego Stefania. Alto. In alto. È andata maluccio il primo tiro. Ci rifacciamo però subito con il secondo e il terzo. Sempre alto? Sì, sì. A questo punto almeno pareggiare i conti con Martina, dico. C'è da tenere conto che... però tre punti. Stavo dicendo, c'è da tenere conto che le ragazze ieri hanno fatto piuttosto tardi, avendo festeggiato la vittoria in Francia Corta del campionato, sempre alto. Sempre alto. Mettiamo i sei punti che ti garantirebbero... complimenti, sei punti, è un buon secondo posto in classifica assieme a volti noti. C'è anche a sei punti un ex giocatore di Serie A di calcio, perché Adolfo Sormani giocava in Serie A. Vi ringrazio e soprattutto voglio farvi le mie personali e quelle del pubblico altoatesino congratulazioni per una vittoria insperata e forse per questo ancora più bella. Grazie davvero. Grazie. E ci vediamo il prossimo Grazie. Anno in Serie A. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito e naturalmente Alto Adige Sport torna tra una settimana. Buona serata.